Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Mi chiamo Giulietta, vivo a Phuket e oggi sono qui per darvi dei consigli per la vostra prima vacanza. A dir la verità, ho girato un video circa un anno e mezzo fa riguardo questo argomento, però è passato un po' di tempo e siccome vedo che ogni giorno ricevo richieste su Instagram che appunto mi chiedono consigli su Phuket, ho deciso di fare un nuovo video con appunto un po' di tips and tricks per la vostra prima vacanza. Ho deciso di essere un pochino più colloquiale con voi e di farlo un po' più come se stessimo parlando al telefono e fossimo tra amici. Lo faccio perché ho visto nel tempo tanti italiani venire qua, ne ho conosciuti molti e devo dire che per certi punti forse sono stata un po' troppo generica, non mi sono spiegata molto bene. Ho deciso oggi di andare un po' più nei dettagli, anche se magari alcune cose potrebbero anche infastidirvi. Vi chiedo scusa. Premessa, non siamo tutti uguali, quindi quello che può piacere a me può fare schifo a voi e io non posso essere generica e accontentare tutti, quindi cercherò di darvi quello che è il mio punto di vista, che potrebbe essere totalmente diverso dal vostro o completamente diverso dall'operatore turistico che magari ha deciso di seguirmi. Mi dispiace, e quindi cercate di capire che è impossibile accontentare tutti, quindi cercherò di dirvi quello che penso onestamente, veramente, su questa isola meravigliosa. Prima di partire per Phuket, se la vostra prima vacanza, vi voglio dire una cosa. Se vi dà fastidio la confusione, quindi se vi dà fastidio andare in spiaggia e trovare altri 600 miliardi di persone, non venite nell'alta stagione, quindi da metà novembre fino, non lo so, a metà febbraio, evitate Phuket perché è piena di gente, ci sono tanti cinesi, ci sono tanti russi e siete in tanti italiani, siete in tanti ragazzi, soprattutto a Katowice c'è, non lo so, c'è una congrega di italiani bellissima e siete in tanti. Quindi se volete venire qua e trovare le isole poi vuote, non venite nella vigilia di Natale e soprattutto non fate come hanno fatto alcune persone che la sera del 24 mi hanno chiesto alle 9 di sera se c'erano dei tour disponibili per il giorno di Natale il giorno dopo. No, cioè ci sono, magari è un po' difficile trovarli, comunque bisogna un attimo organizzarsi in anticipo quando è questa stagione. Oppure sono arrivati dei commenti su alcuni tour che dicevano che la natura distrutta, c'è troppe barche, troppa gente. Sì, grazie, il tour fatto il 2 di gennaio c'è pieno di gente, è così, cioè mettetevi in pace, mettetevela via. Io vi chiedo scusa per i galli che cantano, ma come sapete ovunque vado a vivere sono circondata dai galli. A proposito, ho cambiato ancora casa, non so se lo sapete, negli ultimi mesi ho cambiato società, mi sono sposata, ho cambiato casa, adesso vivo a Chalong e tante tante altre cose. Se vi fa piacere un video con aggiornamenti sulla mia vita, lasciate un commento qua sotto e magari vedo di farlo. Comunque, un altro consiglio che vi do prima di partire è quello di farvi l'assicurazione di viaggio. Perché se cadete, vi fate male, qua gli ospedali non sono gratuiti, costano molto. Anche l'ospedale governativo, l'ospedale pubblico, come può essere qua il Vashira o il Mission, comunque hanno un costo. Quindi fatevi un'assicurazione di viaggio, non costa molto, fatevela online. Ci sono 50 miliardi di società, non sono affiliata, non lavoro con nessuna di queste. Quindi date un occhio su internet e ne trovate veramente tante. E soprattutto fate l'assicurazione di viaggio se decidete di andare in motorino, ma del motorino ne parliamo dopo quando parliamo dei trasporti. Un altro consiglio prima di partire è quello di non mettere 600 miliardi di cose in valigia, perché qua fa caldo, servono solo maglietta, pantaloncino, gonnellino, vestitini. Portatevi però, importante, una felpa sempre per quando siete sull'aereo e sui pulmini, e portatevi un pantalone, una gonna un po' lunga che copra il ginocchio per quando andrete a visitare i templi.
Ma questo gatto, cioè o in un video c'è il gatto o il gallo, c'è sempre qualcuno. Per quanto riguarda il vostro hotel, sceglietevelo su Booking, perché comunque gli hotel qua a Phuket sono veramente, veramente tanti, e il consiglio migliore che vi posso dare è quello di prendervi un po' di tempo, navigare su internet, su Booking, e scegliere quello che fa per voi, perché non c'è un hotel perfetto per tutti. Ci sono hotel economici, ci sono dei resort che costano tantissimo, ci sono delle vie di mezzo, ci sono le guest house, c'è tutto. Quindi andate su Booking e sceglietelo lì. Per quanto riguarda dove alloggiare, perché Phuket non è piccolina, è un'isola parecchio parecchio grande, io vi consiglio la costa ovest, ovviamente, perché è quella diciamo più turistica, il mare più bello, e vi consiglio, se è la prima volta, magari di andare a Kata Wakaron, perché sono mete turistiche ma non sono incasinate come può essere Patong. Se siete degli altri amici, ragazzi, giovani, volete fare del casino, allora sì, andate a Patong. Se siete in luna di miele, boh, non lo so, io personalmente preferirei un posto un pochino più tranquillo. Se invece volete andare in mezzo al niente, vi consiglio il nord dell'isola, che secondo me è molto molto bello, però anche molto molto vuoto. Se andate in qualche resort, non so, a Maikao, trovate una spiaggia lunga più di 10 km praticamente vuota, e resort bellissimi, anche parecchio cari da quello che ho visto in giro, però poi quando uscite c'è poco, quindi o vi noleggiate una macchina, insomma, o se state solo lì non so quanto senso possa avere. E invece, se volete delle aree più residenziali, belle, sicuramente io opterei per Nayarn e per Rawai. A Rawai ci sono anche dei resort piccolini, carini, con la piscina, belli, che costano poco. Il contro è che se non avete mezzi di trasporto, la spiaggia non è propriamente vicina. Per quelli che mi chiedono di alloggiare a Phuket Town, la mia risposta è ni, perché se andate a Phuket Town siete lontani da qualsiasi spiaggia, però è anche vero che ci sono gli ostelli e delle guest house veramente veramente belli, quindi la consiglio, però con la consapevolezza che non sarete vicino a nessuna spiaggia. Detto questo, parliamo di quando arrivate in aeroporto. In aeroporto potete arrivare poi al vostro hotel, al vostro resort, insomma dove alloggiate, con il taxi oppure con... c'è il minivan collettivo. Il minivan collettivo costa poco, se non sbaglio 200 baht a persona, però ci mette un'eternità, perché ovviamente aspetta che ci siano almeno più o meno 10 clienti, poi parte, si ferma in un'agenzia turistica dove vi vogliono proporre dei tour, e poi dopo vi accompagna nei vari hotel. Quindi magari si fa tutta Patong, poi si fa tutta Karon, poi si fa tutta Kata. Ci potete mettere anche 2 ore, ho sentito persone che ci hanno messo 3 ore. L'aeroporto e la zona turistica non è vicinissima, si parla di 30-40 km, quindi vedete voi. Se volete fare più alla svelta, c'è il taxi, il prezzo indicativo è più o meno, vi sto sparando, dagli 800 ai 1000 baht. Quello che uso io ultimamente, mi trovo benissimo, è Uber. Uber, l'applicazione, l'ho scaricata un po' di tempo fa, la uso benissimo sia a Phuket che a Bangkok. Ci sono sempre dei taxi di minivan che girano a disposizione sul display, potete trovare quello più vicino, c'è già il prezzo, potete pagarlo anche in contanti, e soprattutto mi è già capitato 2 volte di prenotare su Uber un taxi per andare in aeroporto e mi è arrivato il minivan allo stesso prezzo ed ero da sola, praticamente avevo un minivan tutto per me. Poi, quando arrivate a Phuket, vi consiglio di fare una SIM card turistica, perché nonostante ci sia il wifi praticamente ovunque, qui in Thailandia, qui a Phuket, e abbiamo anche la fibra che va anche molto più veloce di quella che c'è in Italia, I'm sorry for that, però è la verità, vi consiglio di fare la SIM, perché se siete in giro vi è comodo magari usare Google Maps. Quindi, siccome su Google Maps potete trovare qualsiasi destinazione, praticamente vi consiglio di prendere la SIM card, non costa tanto, ci sono i giga, ci sono dei pacchetti con un buon traffico dati, e di utilizzarla. Poi vi consiglio di cambiare i vostri soldi
a qualsiasi sportello che trovate in aeroporto o per strada, più o meno il cambio è uguale, in questo momento il cambio è davvero disastroso, e quindi cambiate i vostri soldi quando arrivate o appena siete in hotel. Per quanto riguarda prelevare all'ATM, quindi con il bancomat, ogni prelievo, se non erro, costa 220 baht di commissioni e ovviamente il cambio è sfavorevole. Quindi se dovete prelevare vi consiglio di cercare di fare una sola transazione più quanto grande possibile, quindi magari di non spezzare, non so, un giorno prelevo 50 euro, il giorno dopo altri 50 euro, cercate di fare un conto approssimativo di quanto vi serve e prelevatelo, piuttosto se vi avanzano di baht ve li ricambiate prima di partire. Per quanto riguarda muoversi a Phuket, io capisco che voi tutti mi dite che il modo migliore, e concordo con voi, è il motorino, perché con il motorino tagliate il traffico, non dovete star lì a fare 6 miliardi di coda, soprattutto nella famosa rotonda di Chalong. Adesso io abito anche qua vicino, a volte sento la polizia che fischietta tutto il giorno, e potete raggiungere le spiagge senza problemi. Il problema del motorino qual è? È un problema di sicurezza fondamentalmente. Poi è abbastanza facile cadere se non si è abituati, non è solo un discorso del vado piano, perché poi voi andate piano ma vi vengono contromano. Io vedo che i turisti, mi dispiace, non li voglio offendere, però i cinesi, io li ho visti in motorino e non lo so, non sono capaci e sono pericolosi. Non solo i cinesi, in realtà tante persone sono pericolose sul motorino, perché magari non l'hanno mai guidato, arrivano qua e vanno in motorino, che non è una bella idea. Se volete andare in motorino, ricordatevi che vi serve la patente internazionale A, quindi non la B, non quella dell'auto, la A. Qua non ci sono i motorini a 50, non ci sono cose, a volte mi provate a dire sì, ma io ho B, boba. No, serve la patente internazionale A, modello Ginevra, se non erro, l'anno 1949, una cosa del genere, non ne sono sicura al 100%, comunque vi serve la patente internazionale A, se volete andare in motorino. Il problema qual è? Il problema secondo me non è tanto che magari vi ferma la polizia e vi fa 500-1000 baht di multa, e parentesi, pagate, non state a protestare con la polizia, chiedete scusa e pagate quello che vi dicono di pagare subito. Il problema sta se voi avete un'assicurazione di viaggio, fate un piccolo incidente, cadete, non avete la patente giusta, l'assicurazione non vi copre i danni, quindi... Se sì al motorino, se avete la patente internazionale, sì al motorino se avete un'assicurazione di viaggio, sì al motorino se siete abituati ad usarlo in Italia, perché vi ricordo anche che la guida qui è al, tra virgolette, al contrario rispetto all'Italia, e nel caso ci deste di noleggiare un motorino, per favore controllate, fate foto e video prima di portarlo via, così non vi possono attribuire dei danni che voi non avete fatto, mettetevi il casco. No, quella scodella che vi danno al noleggio, perché sono proprio delle scodelle con un laccetto, fate un piccolo investimento, ci sono dei negozi che vendono i caschi con 800-1000 baht, 35 euro, vi comprate un casco sicuro e omologato, e penso che siano soldi ben investiti, perché se cadete, fate male, vi parte la testa, insomma non è una bella cosa, soprattutto qui in Thailandia, non, no. Quindi... Detto questo, se voi invece la volete lasciar perdere il motorino, questo non significa che dovete isolarvi dentro il vostro resort o nella spiaggia che avete vicino. Io vi invito a muovervi su questa isola, prendete dei taxi, prendete dei tuk-tuk, noleggiate un taxi con l'autista per tutto il giorno, si può fare, oppure utilizzate Uber, se non addirittura il pullman locale, che è quello tutto scoperto senza finestre, che fa un tot di tappe e vi porta fino anche a Phuket Town, dalle spiagge a Phuket Town. Orari non si sa bene, ci sono le fermate, sta lì, si aspetta, quando passa si prende. Costa poco, costa due soldini veramente, se non erro costa 40 baht. Altrimenti c'è anche uno smart bus che gira e fa alcune tappe, se non erro da Rawai fino all'aeroporto, andate su internet e controllate smart bus di Phuket.
Vi invito a girare perché Phuket non è solo la spiaggia, andare al mare, a Phuket c'è una storia bellissima, vi consiglio di andare a Phuket Town a visitare soprattutto il weekend, la domenica pomeriggio nella Ta Lang Road, che è la via principale, c'è un bel mercatino che non è il solito, che si vede in tutti i posti, è un pochino più particolare, a volte cantano, si mangiano cose decenti, cibo da strada devo dire è buono, poi dopo parleremo anche del cibo. E poi vi consiglio di andare a vedere dei templi come il famoso Wat Chalong, che non è l'unico al nord, se andate a Ta Lang ce ne sono altri interessanti e ce ne sono altri sparsi un po' per tutta l'isola, anche templi cinesi, perché comunque Phuket è molto influenzata dalla cultura cinese, in quanto prima del turismo qua c'erano i minatori, e tanti erano cinesi e si sente molto la cultura, come ad esempio c'è il Vegetarian Festival ad ottobre, che è comunque cultura cinese e non thailandese. Quindi vi sprono a girare, andare a vedere anche i lati più nascosti dell'isola, di andare a farvi un giro a Cape Palwa, per esempio, di andare nel nord dell'isola, di andare a Phuket Town, di andare a Ta Lang. A Ta Lang, non so, fate una foto anche alla rotonda dove ci sono le eroine di Phuket, entratevi un po' nella storia di questa isola, che non è solo un'isola, diciamo, turistica, dove non c'è mai stato nient'altro se non mare e cocchi e scimmiette, c'è un po' di storia, è bella, inoltratevi un po' in questa cultura. E a proposito di cultura, per favore, perché qua noi italiani spesso abbiamo questa mania di lamentarci, e io negli anni vi ho visto qua, siete veramente dei lamentoni, mi dispiace, non voglio dirlo in modo offensivo, però ho riscontrato che l'italiano spesso si lamenta qui per le condizioni igieniche, sul cibo, perché è tutto disorganizzato, bla 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 bla. Io voglio ricordarvi che voi prendete un aereo e venite in Asia, forse non vi rendete conto perché a volte volando non ci si rende conto della lontananza, però siete praticamente quasi dall'altra parte del mondo, in un continente che non è l'Europa, siete in Asia, siete venuti qua presumibilmente, non riesco a pronunciarlo, presumibilmente, vabbè, avete capito, per vedere comunque qualcosa di nuovo e di diverso, e non vi lagnate quando poi trovate delle cose diverse. Di recente delle persone si sono lamentate con me parlando del cibo, ci arriviamo dopo sempre, e mi dicevano le condizioni igieniche del cibo fanno schifo, e io ho detto questa è l'Asia, e loro mi hanno detto però nel nostro resort è tutto pulito, bello, perfetto. Allora un attimo, perché ho dovuto fare una pausa perché la mia videocamera si è surriscaldata. Vi chiedo scusa se si sente un brusio in sottofondo. Ho dovuto accendere l'aria condizionata perché la mia fotocamera non ce la fa con questo caldo, con queste temperature veramente, veramente toste. E di cosa stavamo parlando? Ah sì, del fatto che gli italiani si lamentano. Vi stavo dicendo che queste persone mi hanno detto che le condizioni igieniche degli alimenti, del cibo, dei ristoranti in Thailandia fanno schifo, e ripeto, e dopo ne parliamo, e però quando io ho detto questa è l'Asia, come dire, cioè è così, mi hanno detto però nel nostro resort tutto bello, pulito, preciso, e sono contenta che sia tutto pulito e preciso, però non è la verità, cioè vi hanno messo in un contesto europeo, in un contesto bello, che sicuramente avete pagato anche dei bei soldi, quindi è giusto così, però non è la realtà dei fatti, e se venite qua per vedere solo quello non venite, perché comunque costa tanto venire qui, perché non è più tanto economico come dicono, come dicevano, e non è la realtà dei fatti, e quindi insomma, aprite un po' la vostra mente, non lagnatevi su tutto, godetevela per quello che è, e ricordatevi che qua comunque, se magari non vi piace, ci sono delle cose che vi danno un po' fastidio, ricordate che voi qua non ci vivete, siete di passaggio, rilassatevi, godetevela, è una vacanza, è un'esperienza di vita, è un viaggio, porterete a casa dei ricordi che probabilmente vi dureranno per tutta la vita, quindi cercate di essere un po' più easy e godervela per quello che è,
Altrimenti non venite a Phuket. Se volete un paradiso tropicale senza nessuno, non venite a Phuket. Se volete un posto dove le norme igieniche sono tutte perfette, le strade sono pulite, non c'è traffico, non ci sono incidenti, non venite a Phuket. Se volete scoprire la vera Thailandia, non alloggiate a Patong, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso andiamo ad affrontare un argomento che mi sta molto, molto, molto a cuore, ed è quello di non fare escursioni o tour economici presi per strada all'ultimo minuto. Sono un po' di parte su questo argomento, lo sapete, però è la verità, perché anche qua cosa mi capita? Mi capita spesso persone che mi contattano, mi chiedono dei consigli sulle escursioni, io do ovviamente volentieri tutti i consigli possibili ed immaginabili sulle escursioni in barca sulle isole, perché è il mio lavoro fondamentalmente, quindi io sono specializzata in tour in barca dall'isola di Phuket, e spesso mi contattano, mi chiedono cose, io spiego tutto, e poi cosa scelgono di fare? Scelgono di andare su qualche barcone economico perché costa poco, questa è la verità, perché poi ho avuto modo anche di parlare con queste persone, perché non è che io mi arrabbio e gli dico non dovevi fare così e punto il dito, però chiedo il perché e ovviamente mi dicono perché costa poco. Questa è la ragione principale, perché costa poco, perché volevo risparmiare e perché comunque a me interessa solo vedere queste cose. Cosa significa tanto io voglio solo vedere un posto? Secondo me, se tu hai fatto un viaggio così lungo e ci tieni a vedere un posto come ad esempio possono essere le Phi Phi Islands, perché è un nome talmente famoso che tutti conoscono quando arrivano qua, perché dire solo vederle? Perché a sminuire un'esperienza di vita durante un viaggio? Probabilmente verrete qua magari solo una volta nella vita, le Phi Phi Islands le vedrete solo una volta nella vita. E che qual è la differenza di spendere 30-40 euro di differenza, perché alla fine è quella la differenza di cui parliamo, secondo me non vale la pena, perché poi tanto in Italia potete magari tagliare costi su qualcos'altro che magari non è fondamentale, ed ecco che vi siete fatti un'esperienza bellissima. Vi faccio un esempio pratico. Io ho avuto proprio persone che mi hanno detto i tour che proponete voi sono troppo cari, e ho trovato per strada un tour che costa la metà e vado a fare questo tour. Mi hanno detto che il giro è lo stesso, mi hanno detto che è uguale. Io sono rimasta molto titubante, ho detto vabbè, la vacanza è la tua, fai tu. Questa persona è tornata incazzata come una tigre, perché sì, gli hanno fatto fare il tour in barca, sì, li sono andati a prendere all'hotel, sì, li hanno portati alle Phi Phi Island, ma non li hanno mai fatti scendere dalla barca. Cioè, hanno fatto le tappe dicendo questo, non so, è Pile Lagoon, ti piace? Sì, ciao, cioè andiamo via. Questo è Maya Bay, ti piace? Sì, andiamo via. Ok, Maya Bay è chiusa, quindi è ovvio che non ci si può scendere, però per farvi capire che gli hanno fatto vedere le Phi Phi Island senza mai scendere su neanche una spiaggia, neanche a Bamboo Island, e questo è stato il tour. Risultato, sono tornati incazzati, hanno comunque speso dei soldi e li hanno spesi male. Poi anche una questione magari di sicurezza, ed è una questione soprattutto di comfort. Perché ci sono questi tour che costano poco per strada? Perché fondamentalmente ci sono delle agenzie che non sempre poi sono thailandesi, tra l'altro molte sono gestite da cinesi, che svendono questi tour, caricano le barche con 600 miliardi di persone, non avete guide multilingue, avete sì una guida thailandese che urla, fondamentalmente dà ordini e urla, e le barche sono di qualità scadente e il tour che fate probabilmente vi fa più esaurire che altro. Vi portano via degli orari comuni, quindi tutte le barche partono a quell'ora, tutti fanno lo stesso giro, tutti rientrano allo stesso orario.
non so quanto convenga. E questo discorso vale per le PP Island, vale per James Bond, che è poi è la baia di Pangà, anzi soprattutto per James Bond, perché dicono no, ma noi andiamo a James Bond, anche quella va a James Bond. Ok, va bene, vai a James Bond, hai visto l'isola, l'hai vista a mezzogiorno quando c'è pieno di gente e ci sono tutti là che fanno le foto con le mani che tengono sulla roccia, con la pistola di 007 che ti devi spintonare per riuscire a fare una foto decente, e poi fai quello, cioè al massimo ti portano a mangiare a Copanì, lì al ristorante, ti smollano un po' di riso e gamberetti, ti lasciano lì, poi cos'altro ti fanno fare? Un giro in canoa a Koh Hong. Cioè proprio classico, perché fanno tutti quel giro lì. Quando invece la baia di Pangà ha molto di più da raccontare e da farvi vedere, da farvi... non riesco a trovare un termine italiano, to experience, di farvi vivere proprio questi posti che sono secondo me unici al mondo. E il discorso è anche per le isole più remote, lì semplicemente fate fatica perché non ci sono tour operator che fanno viaggi su isole più lontane di bassa qualità, più o meno. Ci sono, oggi ho visto che ci sono anche, stanno spuntando cose che sono abominevoli, quindi io non voglio assolutamente screditare il lavoro degli altri, però voglio che voi vi facciate un'esperienza bella quando siete qua, quindi per favore iniziate ad ascoltare me o iniziate ad ascoltare persone che sanno quello che dicono. Imparate a fidarvi delle persone che vivono qua e che lavorano in questo settore. E ripeto, non voglio screditare il lavoro di nessuno, ma noi viviamo qua e quando vi diamo questi consigli c'è sempre un motivo dietro. Scusate, devo un attimo mettere in carica il cellulare, non so se ho messo in... Vabbè. Comunque, per concludere, quando io vi do questi consigli sui tour, di non scegliere i tour per strade economici, non è per screditare il lavoro degli altri, è per non farvi fare a voi una giornata praticamente buttata, perché io lo so che poi a voi non piace e non vi divertite, e vi vedo, perché io vi vedo, perché magari mi scrivete, vi seguo, poi vedo le foto su Instagram, così insomma, e dico ma perché? Riguardo ancora l'escursione tour, però non parliamo più dei tour in barca, ci sono due cose che a me qua a Phuket danno molto fastidio, però questa è una cosa mia personale e voi siete liberi di fare quello che volete. Sto parlando del coccolare le tigri e del trekking sugli elefanti. Secondo me andare in questo posto dove si coccolano le tigri è una gran cavolata, perché non è divertente né per la tigre, non è divertente neanche per voi, cosa dovete andare a dimostrare. Le tigri sono probabilmente, credo, ci metterei la mano quasi sul fuoco, sono sedate e giusto per farvi la foto da mettere su Instagram, cioè no, secondo me non andate a coccolare le tigri, perché loro hanno bisogno di libertà e di fare altro, non di essere coccolate dai turisti. Lo stesso discorso vale per il trekking sugli elefanti, per il bagno con gli elefanti. Attenzione, non intendo il bagno quando si va lì in mezzo alla merda, perché quella è a, non so, a Chiang Mai o al santuario, quella è una bella esperienza, però ci sono adesso dei posti che hanno aperto, li chiamano i santuari, e poi in realtà tu vai lì e ti portano l'elefante nel mare, ti fanno salire sull'elefante in groppa, fare i selfie con l'elefante, hanno la catena al collo, insomma. Se volete fare un'esperienza diretta con gli elefanti, andate al santuario, imparate a dargli da mangiare, imparate qualcosa sulla loro natura. E se volete fargli il bagno, fategli il bagno, però quello diciamo più elefante friendly. Quindi andate al santuario e andate nel fango a sporcarvi e fate questa esperienza. Lasciate stare i giri, il trekking dove montate sull'elefante, non fa bene né all'elefante né a voi. Mi dispiace anche qua per gli operatori, ma tanto comunque loro hanno comunque il loro business, perché anche se io qua dico no, non fatelo,
lo fanno tantissime altre persone, quindi non gli sto neanche poi più di tanto rovinando il business, e comunque anche loro stanno iniziando adesso ad aprire gli occhi, a capire che forse sta tirando più il discorso Elephant Sanctuary che l'Elephant Trekking, quindi anche loro si stanno finalmente adeguando ed è una bella cosa. Adesso parliamo del cibo, che è il problema più grande di noi italiani. Giulietta, dove si può mangiare? Mi consigli un ristorante? E io qua alzo un po' le mani, perché innanzitutto consigliare un ristorante, che tipo di ristorante, dove, è praticamente impossibile. Phuket è piena di ristoranti di tutti i tipi, dalla cucina thailandese, ristoranti italiani, le pizzerie, coreano, barbecue, cinese, messicano, qualsiasi cosa vuoi a Phuket la potete trovare, quindi già consigliare un ristorante è praticamente impossibile. Per quanto riguarda la cucina thailandese, anche non è difficile dire cosa consiglio, perché poi dipende anche dalla fascia prezzo che volete andare a spendere, se volete una cosa anche bella esteticamente o meno. Io personalmente mangio, quando mangio fuori, mangio in posti brutti ma buoni, e il mio consiglio generale per i posti brutti ma buoni è quello di vedere che ci siano tanti thailandesi che ci mangiano dentro. È un ottimo segnale per infilarsi e assaggiare e vedere che il cibo sia fatto al momento. Anche quando si parla del cibo da strada, un attimo che mi sto congelando, anche quando si parla del cibo da strada, di solito io lo mangio senza problemi. Però mi voglio sempre assicurare che siano cose fatte al momento o che siano perlomeno confezionate. Un esempio classico, ai mercati alla sera si trova il sushi, che è lì esposto al caldo sulla bancarella, pesce crudo. Cioè, io penso che non lo mangerei nemmeno sotto tortura, perché quello lì è pupù garantita per 3-4 giorni di fila. E a volte non mangio nemmeno, non so, ci sono dei bei piattoni che contengono dei noodle con le verdure che mi fanno gola, sono buoni, però sono lì, tutti passano, non li mangio onestamente. Se invece vedo del pad thai fatto al momento, saltato in padella nella wok, me lo mangio senza problemi. Quindi fidatevi del vostro istinto, però questo non significa che voi non dovete mangiare niente se non dentro all'hotel o al resort, come alcuni mi raccontano, o dovete mangiare solo cibo italiano perché, fin per carità, la cucina thailandese mi fa schifo. Siete qua, provate. Poi è ovvio che ci sono delle cose che ci fanno schifo, perché anch'io ci sono delle cose thailandesi, tipo il bambù fermentato, che solo sentire l'odore mi viene il volta stomaco. Però un tentativo di assaggiare le cose l'ho fatto, e vi posso garantire che ci sono dei piatti che anche noi italiani piacciono. Provate il pad thai. Thai sia con le verdure che con l'uovo, col pollo, il maiale. Provate il riso col, chiamiamolo in italiano, ragù di carne thailandese. Provate, cos'altro potete provare? Non so, il chicken satay, satay, non so neanche come si dice, sono gli stecchini di pollo che vengono pucciati nella salsa con le noccioline. Vi sto facendo degli esempi molto di cibi, di piatti molto turistici e buoni. Comunque, provate, se vi piace l'aspro piccante, provate la zuppa tom yum. Ci sono tante cose che secondo me potete provare. Poi, se non vi piacciono, non mangiatele. I prezzi sono veramente irrisori rispetto a mangiare fuori in Italia, quindi perché no? Sperimentate, provate, poi se vi fa tutto schifo di posti dove si mangia italiano, ce ne sono tantissimi. Se volete fare colazione col cappuccino e la brioche, andate da Giuliano a Gata. Se volete mangiarvi la pizza, c'è Massimo il tagliere a Gata. Qui a Chalong c'è Agli Amici, c'è Paolo di Cosa Nostra. Ci sono un sacco di posti dove anche noi expat ci mangiamo sempre la pizza. È buona, ogni tanto ci sta, però se voi state qui una settimana, insomma, sperimentate, andate al mercato e fatevi consigliare anche dai thai. Mi si sta surriscaldando la telecamera ancora, non ci posso credere.
L'ultima cosa che vi volevo dire prima che mi si spegne la telecamera, forse si spegnerà, non lo so, sono i souvenir da portare a casa. Secondo me vale la pena portarsi a casa sempre l'olio di cocco, il balsamo di tigre e trovate anche in giro tante maschere per il viso coreane che secondo me sono fantastiche. Tra l'altro qui per le ragazze appassionate un po' di beauty ci sono anche delle zinc al collagene, collagene in polvere e collagene per tutti i tipi, quindi magari visto che i prezzi in Italia da quello che ne so sono altissimi, approfittatene quando siete qua. Per il resto, bah, non è che non ho mai notato cose che assolutamente secondo me vanno portate in Italia, ma se avete delle idee, se voi avete portato in Italia qualcosa che vi è piaciuto tantissimo e ne siete fieri, scrivetelo qua sotto nei commenti, così può essere utile per qualcun altro. A me si sa per spegnere la telecamera, quindi direi che è arrivato il momento di salutarvi. Se pensate che questo video vi sia stato utile, vi sia piaciuto, lasciatemi per favore un like qua sotto. Considerate anche l'idea di iscrivervi al canale, al mio canale di YouTube, Giulietta Maritero di Volo. Attivate la campanella per le notifiche. Quest'anno è il 2020, ho voglia di fare dei nuovi video. Quindi io vi dico che probabilmente ci vedremo molto presto. Vi mando un abbraccio, buona vacanza Phuket e per chi è in Italia salutatemi la nostra bellissima terra. Un bacio, a presto, ciao!